L'impatto per l'Abruzzo è molto importante perché definisce un quadro complessivo di interventi sia nelle zone che sono state colpite dagli eventi sismici e dall'emergenza neve, sia più complessivo su tutto l'Abruzzo, che aiuterà la ripresa economica e sociale di tutta la regione. Ricordo che la regione ha già fatto registrare tassi di crescita più alti della media nazionale. Dobbiamo continuare così. Il patto per l'Abruzzo è lo strumento per ottenere questo risultato ed è uno strumento di speranza per tutti, anche per le popolazioni più colpite dagli eventi di queste settimane. Abbiamo diversi interventi, più di 20 interventi, che verranno cantierati in questi prossimi mesi, diverse progettazioni molto avanzate con procedure ad evidenza pubblica che partiranno molto presto. Io credo che gli investimenti previsti dal patto si cominceranno a vedere già in questa primavera. Una domanda per il Presidente. Ecco, lei in conferenza stampa aveva parlato di 4 interventi per cui c'era la necessità di un intervento da parte del Ministero della Coesione Territoriale. Ecco, quali sono questi interventi? Quelli che ho citato prima e che sono quelli bisognevoli di un intervento anche di competenze e profili esperienziali nazionali. Penso per esempio all'intervento riguardante il porto di Ortona o all'intervento per l'approvvigionamento idrico nella Marsica. Sono procedure di una tale complessità che richiedono l'aiuto del Ministero e anche delle figure giuridiche del Ministero per allineare anche i punti di vista di altre amministrazioni. Io però voglio mettere in evidenza un dato. Con i 77 investimenti che portiamo avanti con una velocità che ci è riconosciuta anche dal Ministro De Vincenti, noi siamo nella condizione di incassare a favore della consistenza degli occupati abruzzesi una crescita pari potenzialmente a 2,5 posti di lavoro, occasioni di lavoro annui, per ogni 100.000 euro di lavori. Tenete conto che qui siamo davanti a 1,5 miliardi di euro, siamo nella condizione di mettere, diciamo, all'incasso del PIL sociale dell'Abruzzo un numero tra 30 e 35 mila occasioni di lavoro per tutta la durata di queste attività di cantiere. Molto dipende dalla nostra capacità di essere veloci, senza intermittenza. La riunione di oggi è servita a questo e io apprezzo molto questo metodo, diciamo, di farsi prossimo dello Stato centrale. Viene qui, misura con noi, rileva sia il successo che eventuali difficoltà. Su 77 investimenti, 4 hanno bisogno del loro aiuto.